di Francesco e di Chiara. Credo che sia stato, come già stato detto, un anno fortemente provante, ma siamo qui a ringraziare il Signore. E lo facciamo nel giorno in cui facciamo la memoria del voto di Santa Chiara, la città di Assisi. E il Vangelo quest'oggi diceva: fai agli altri ciò che vuoi venga fatto a te. Pensate alla bellezza di questi santi, Francesco e Chiara, perché sono benefattori di questa città e noi siamo dopo molti anni ancora qui a ringraziare Dio per il dono di questi amici santi, di questi benefattori, perché quando incontri nella tua storia un benefattore non te lo dimentichi. E voi siete la testimonianza, noi cittadini, anch'io sono un cittadino di Assisi, siamo qui a dire grazie dei benefattori, perché certe cose, quando sono vissute nel Vangelo, restano per sempre. Troppe cose passano. E questa sera noi abbiamo bisogno di ricordarci di questi benefattori, di ringraziarli, perché loro non solo ci custodiscono qui, ma ci ricordano che il tesoro da costruire nel cielo. Noi tra molti anni non ci saremo, ma la città di Assisi continuerà a ringraziare Francesco e Chiara, perché loro il tesoro non solo l'hanno amato, lo hanno adorato, come abbiamo fatto nella preghiera, ma lo hanno vissuto fino in fondo. Questo è il mio augurio per ciascuno di noi, non solo che questa città riparta, non solo che il mondo riprenda, ma soprattutto che abbia un passo più lento, capace di riconoscere il vero tesoro del cielo, quello che resta per l'eternità. Auguri a tutti e ancora grazie alle sorelle Clarisse.